vincerò. E sono sicuro che ce la farò. Non posso perdere. La voglia di riscatto dei giovani che vivono in uno dei quartieri difficili della città è sintetizzata nel titolo del progetto. Ce la farò è l'iniziativa promossa dall'Associazione Socialmente Pericolosi con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune per valorizzare il talento dei ragazzi a rischio dei quartieri spagnoli. L'idea è quella di dar vita ad una scuola di mestieri della TV e del cinema e creare un vero e proprio centro di produzione nei vicoletti a ridosso di Via Toledo. Ce la possiamo veramente fare, sono dei ragazzi formidabili proprio. Intorno a noi già... diversi sono avvicinati, però sai, vogliono vedere, capire quello che succederà, ma nel momento in cui partiamo sono sicuro che ne verranno tantissimi, anche perché nel momento in cui si offre una prospettiva diversa, loro ci si aggrappano con una forza e un'intelligenza fenomenali. Noi vogliamo cercare di dare un futuro migliore alle persone come noi, creando e realizzando questa cosa. Per il 20 aprile è prevista inoltre una manifestazione itinerante in 6 piazze cittadine, nel corso della quale i ragazzi dei quartieri spagnoli a bordo di un palco mobile attrezzato presenteranno la canzone inno Ce la farò, composta da Nino Forte, ed alcune coreografie con il corpo di ballo di Enzo Castaldo. Questa amministrazione prosegue nel cammino di riorganizzazione del welfare e si rivolge alla parte di giovani e adolescenti più esposti, quindi un progetto di educazione, di formazione, ma anche un progetto di lavoro, perché le alternative vere sulle quali occorre ritornare ad investire riguardano esattamente il lavoro, la prima politica sociale. L'obiettivo è molto semplice, poi alla fine è creare una sinergia con questi ragazzi, ho preso un poco delle loro vite, facendole diventare dal negativo al positivo, insomma. Non sono nessuno e nessuno da voi.